Ok, salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Shuikoden 3 e come potete vedere, sì, dovevo ritornare effettivamente nella caverna delle lucertole come immaginavo. E quindi la storia del Firebringer non era vera? Sembra così, ma la cosa peggiore è che non abbiamo ricevuto nessun nuovo indizio. Beh, se questo è il caso, Milady, posso suggerire di ritornare a Tinto? Certamente no. Ma Milady, non mi nauseate. Avremo modo di rintracciare i Firebringer e tutti quei maghi, diciamo, nascosti. Dopo di ciò faremo ritorno. Potremmo fare ritorno. C'è una possibilità di staccare un po'? Non andremo molto lontano con quei pochi pocci che ci sono rimasti. Dobbiamo incontrare dei commercianti di tinto e lavorare ad uno scambio. Soldi? Molto bene. Questa è una considerazione. Ascolta, Yugo. Io ho da fare comunque del business. Non te ne andare prima che io sia tornata. Anche se dovessi ricevere delle nuove informazioni. Conto su di te, va bene? Cosa? Perché dovrei seguire i tuoi ordini? Non devi, in realtà. Ti sto semplicemente chiedendo un favore. Siamo compagni di viaggio, tu e io, ricordatelo. Andiamo. Dov'è la carovana? Al castello di Brass. E allora è lì che andremo. Adesso non te ne andare senza di me. Non osare. I compagni di viaggio rimangono insieme, lo sai. Compagni di viaggio. Quindi sono usciti per ora dal party. Ovviamente. Quella ragazza è stata via per settimane. Credi che tornerà mai indietro? Lei? Non è molto, diciamo, consistente. Non è molto. Vabbè. L'ho notato. Comunque, non possiamo perdere ancora. Diciamo, non possiamo perdere ancora tempo. È difficile essere d'aiuto in questo modo. Il capoclan Lucia, Jimba, Beckham, i combattenti delle lucertole, sono tutti andati. Siamo inutili qui. Ecco, quindi Reed, Asleft, Samus e Lily se ne sono andati. Bene. E ora qui siamo praticamente di nuovo nella terra di nessuno. Andiamo a vedere cosa fare. Dovevamo andare al castello di Brass. Perché, tra l'altro, si è sbloccata una stradina bellissima che dal covo delle lucertole mi porta direttamente al castello di Brass senza fare tutto il giro per la pianura. Cioè, spettacolo. Se iniziano ad aprirsi queste shortcut, io impazzisco. Non dimenticare che siamo dei fuggitivi qui. Tieni un profilo basso. Sarà difficile per te. Sarà più difficile per te che per me. Yugo, hai detto qualcosa? No, non sono stato io. Felice di averlo sentito. Adesso, dove potrebbe essere Lily? Diciamo, dove potrebbe passeggiare Lily? Beh, sicuramente dobbiamo andare dove ci sono i mercanti. Perché lei ha detto che doveva incontrare. Oh! E questi chi sono? Questi sono nuovi. Quante volte ho bisogno di dirti qualcosa prima che tu mi capisca? Non troveremo il Flame Champion di Zexen. Ah, perché no? Flame Champion è sud.
Io vengo da sud. Questa terra non è quella per lui ha... non è quella che lui ha combattuto per proteggere. E i suoi Firebringer hanno protetto la pace e la bellezza delle Grassland. Questa è... Ehi, dove stai andando? Eccoci. Wow. Voi odorate di terra. Voi odorate di buono. The sergeant smells good. Che intendi? Sì, cosa intendi che Yugo profuma bene, con profuma di buono? Perdonatemi, il vostro odore, io conosco i Karajan. Ehi, stai attento, dice vabbè, di occhi aperti, cioè abbiamo dei guai all'orizzonte. Ah, benissimo, e ora combattiamo contro loro? Minchia. Alec, sei sicuro che non abbiamo fatto niente per guadagnare l'ira degli Zexiani? Niente. Ugo, guarda, sono loro. Questa volta sarà diverso. Vabbè, ma ovviamente non ha senso. Yugo, no. Ti ho detto che te ne pentiresti. Ah, attenzione. Figliolo, io aiutare. Alec. Attenzione. Alec e Mua hanno joinato nel party. Oh, quindi si vola. Forse ho fatto la scelta giusta. Anche istintivamente ho fatto la scelta giusta. Perché se avessi corso, magari lui no. Però se effettivamente avessi corso, lui mi avrebbe detto no, attireresti l'attenzione, eccetera, eccetera. Invece in questo caso forse avevo ragione. Anche da lontano potevo immaginarlo. Comunque avrei potuto dirlo. Ricordi il basso profilo, Yugo? Questa è colpa mia. Questi fuorilegge sono stati... Questi fuorilegge ci hanno distratto più dei nostri affari. Date loro quello che meritano. Oh oh. Questa non è la tua battaglia. Boss fight? O duello? Addirittura! Vabbè, prima facciamo fuori gli Zexiani. Wrath, Sword of Thunder. Wrath, cos'è Wrath? Cura metà degli HP persi, diventa Berserker. Minchia. Bellissima sta roba. Sì, stavo mutando Alexa e quindi dovevo mutarmi anch'io. Vabbè, però andiamo di qua. Ecco, Wind, The Shredding. È bella comunque la musica da boss fight, eh? Ale. Fighissimo lui, tra l'altro, scudo e spada. Minchia, un danno. Madonna, lui sarà una macchina. Eh sì, e si è fatto perriare, ovviamente. Prima dobbiamo eliminare lui. Eh sì, qua tu ti devi curare. Perché sennò il... Ci prendiamo soltanto cazzotti. Madonna mia. Minchia, quello subisce un da... Ah no, minchia, qua per due. Madonna mia, 215. Una bestia. Allora, prima facciamo fuori ovviamente lui. Ah, che brutto che non posso usare le medicine sugli altri. Però vento curatore lo posso usare.
Ole, fatto fuori. Difesa, madonna mia, è una macchina lui. Fortissimo, è tipo il tank che mi serve. Ok, ho dovuto un attimo fare una pausetta. Allora, continuiamo, che ormai non dovrebbe mancare molto. Ok, butta di giù. Le vostre tecniche da Grassland vi sono servite oggi. Sarebbe davvero un peccato finire la vostra fortuna, la vostra, diciamo, la vostra fortuna continua. Il vostro lato è molto forte. Magari dovreste muovervi un po' più veloce senza quelle armature pesanti. Pieno di piume e, diciamo, è spiritoso pure. Questo è divertente. Sarà divertente. Non è molto sportivo da parte vostra invitare così tanti amici. Sportivo no. Dovrei vivere con esso o morire provandoci. Ugo, adesso. Va bene. E cosa sta succedendo? I miei pensieri erano corretti. Persino le mie emozioni hanno avuto la meglio su di me. Pant. Non ci stanno seguendo. Loro non conoscono un vero combattimento. Halleck, non farlo di nuovo. Voi due state cercando il Flame Champion? Quindi ci avete sentiti? Sì, stiamo cercando il Flame Champion. Cioè, stiamo cercando... sì, stiamo indagando sulla storia del Flame Champion. Lui, diciamo, quella storia ci ha portati qui. Tu la chiami una storia? Diciamo che mi piacerebbe incontrarlo. Halleck è venuto dal suo, diciamo, è venuto dal suo villaggio, cioè è venuto proprio dal suo villaggio. Ci siamo incontrati lungo la strada e abbiamo viaggiato qui insieme. La mia gente ha bisogno dell'aiuto del campione. Credi di sapere dove trovarlo? Non lo so. Molti dei miei, diciamo, molti dei miei commilitoni nell'alleanza sono dei cavalieri liberi, che hanno detto, che dicono appunto che il Flame Champion sia immortale. Se così fosse, lui dovrebbe trovarsi comunque ancora qui nelle Grassland. Quindi abbiamo la stessa missione. Se è così, viaggiamo insieme, Sir. Mi chiamo è Ugo. E io sono il sergente Jordi. Ugo, sergente, felice di fare strada insieme a voi. Figlioli, andiamo. Finite, anzi. Come faccio a essere paragonato a suo figlio? È un modo comune della sua gente per chiamare qualsiasi persona piccola, più piccola di, diciamo, più piccola di se stessi, come un figlio, incluso me. Oh, Halleck ha joinato, e anche Mua, quindi già reclutati loro direttamente. Ma che figata! Pensavo condividessero soltanto il viaggio senza essere reclutabili, e invece proprio reclutamento. Bene, torniamo dalle lucertole allora a sto punto, anche perché non dobbiamo andare da nessun'altra parte al momento. Cioè potrei... Ah no, io dovrei andare in realtà al villaggio delle papere.
Perché è lì che dovevo incontrarmi con Apple e Caesar. Dice, dobbiamo incontriamoci lì al villaggio delle papere. Vabbè, facciamoci un giro qua però. Magari affiliamo le armi, facciamo qualcosina. Che sta succedendo là? Ah, Apple, ma quella è Apple. Vabbè, Apple, un secondo solo, eh. Ora arrivo. Fammi prima sistemare qui le armi. Fino a che livello me le fa fare qua? Ah, fino al livello 9. Ah, ma loro già, minchia, già sono a livello 9 loro. Oh, fortissimi. Armature ne abbiamo bisogno? Ah. Elmo fine, diciamo, elmo pregiato sarebbe. Ah. Anche se è di uno, però... Boh, a posto. Ma ora il problema è che io i biglietti non li posso controllare, però. Porca miseria. Ma Apple che ci fa qua? Non dovevamo andare... Ugo, sergente, da questa parte! Apple? C'è qualcosa che sta succedendo. Il villaggio di Cisa è nei guai. Sono dovuta venire per chiedere aiuto. Non puoi andare in giro nel Great Hollow vestito in quel modo, specialmente in questi giorni. Sembri sospetta, lo sai. Lo terrò a mente. Che è successo al villaggio di Cisa? Qualcosa di terribile è successo, ecco perché sono qui. Le forze di Armonia sono in procinto di prendere il villaggio. Caesar si trova lì in questo momento, ma non so se possiamo salvarli senza il vostro aiuto. Cioè, posso contare su di voi? Assolutamente. Se qualsiasi clan dei sei è nei guai, è il nostro dovere andare ad aiutare. Ma quanto, diciamo, quanto possiamo comportarci bene, comunque come possiamo essere davvero d'aiuto? Le truppe che stanno attaccando il villaggio sono molto più piccole di quelle che si pensa. Sono sicuro che possiamo fare la differenza. Lasciate detto qui appunto dove siete e venite con me. Va bene, lo diremo a Luce. Allora è deciso. Alec, Mua, quali sono i vostri piani? Figlioli. Io aiuto, io obbedisco al codice del villaggio. La mia alleanza dei cavalieri liberi ha lo stesso codice. Noi siamo lo scudo dei deboli. Ah, ok, perfetto. Ok, andiamo ad informare Luce. Apple si è unita a noi per il momento. Allora, Luce dovrebbe essere in realtà da questa parte, perché lei solitamente passeggiava da questo lato, quindi era qui. Sì, eccola. Il villaggio di Cisa è sotto attacco? Sì, ecco perché abbiamo bisogno che tu informi i capi del clan nel momento in cui ritornano. Che non possiamo aspettare gli ordini. Sì, li informerò, ma dovete andarvene così presto? Da quando hanno raidato il nostro villaggio ho sempre pensato quello che volevo, cioè ho iniziato a immaginare quello che volessi. E nel mentre stavamo cercando il Flame Champion ho fatto la mia decisione. Voglio proteggere questi posti e la gente così come ha fatto il Flame Champion. Ecco perché dobbiamo incontrare Joe in persona. Ah, ma quindi aspetta,
Cioè, il nome che io ho dato al vero protagonista di questo gioco è il Flame Champion. Quindi io quando ho nominato il personaggio all'inizio del gioco, ho nominato il Flame Champion, quindi avrò modo di comandare il Flame Champion. In qualche modo sento che andando al villaggio di Kisha, sento che andare al villaggio di Kisha mi porterà più vicino a lui. Capisco, Yugo. Incredibile sta cosa. Oddio, madonna. Possa il mio Yugo camminare con la protezione divina della terra e degli spiriti del vento. Guarda, Luce, non è per cattiveria, però l'ultima volta che hai abbracciato qualcuno e lo hai protetto, non è finita benissimo, eh? Quindi, questo era da parte di tua madre. Adesso vai, Yugo, e stai al sicuro. Non dare a tua madre ragione di piangere come me. Capisco. Yugo, tu sei il figlio di Lucia in così tanti modi. Veramente? Sì, lo sento addirittura nelle mie ossa. Il nostro clan, tu sei il nostro eroe del clan Karaya. È così, ed essendo suo figlio, cioè lei praticamente è stata l'eroe ovviamente del nostro villaggio di Karaya, e tu essendo suo figlio diventerai un eroe tu stesso. Grazie. Diciamo che delle volte tradurre dall'inglese all'italiano diventa difficile, perché il soggetto, delle volte, essendo comunque sottinteso o comunque non esplicito in alcune affermazioni, in alcuni modi di dire, è difficile da tradurre. Però poi ti ricolleghi e capisci. Bene, bene, il nostro Luke è determinato a fare se stesso un eroe. Che vuol dire? Niente, niente, non ho detto niente di sbagliato. So che non avrei dovuto dirlo di fronte a tutti. Non dire così. Io sono d'accordo con Luce, Yugo. Vedo un grande eroe in te. Stai scherzando, vero? Te lo assicuro che sono serio. Andiamo adesso. Il villaggio di Kisha ha bisogno di noi. Seguitemi. So la via più veloce per raggiungere il villaggio di Kisha. E tra l'altro, finalmente, il villaggio di Kisha è una zona nuova per me. Perché fino a questo momento ho viaggiato in tante altre zone e noi già sappiamo che al villaggio di Kisha comunque ci sono degli altri personaggi che mi aspettano. Quindi zona nuova, personaggi nuovi, reclutamenti nuovi, tanta roba. Non vedo l'ora finalmente di vedere zone nuove, anche perché ho vissuto comunque... O per il momento, almeno in questa prima fase di gioco, in questi primi capitoli, sono stato praticamente sempre negli stessi posti. Quindi finalmente sto andando in zone nuove. Ecco, quindi c'è la foresta, Mountain Path, Caleria. Oddio, ci sono due città nuove. Caleria, la foresta di Caput e il villaggio di Kisha. Ma io prima però devo andare di qua. Prima devo esplorare qua. Non c'è assolutamente dubbio su questo. Bene, andiamo. Allora, sono sul passo montano e lì sto vedendo un qualcosa di losco, che penso sia una boss fight. Che sinceramente non mi spaventa, perché il mio team è molto forte, quindi proviamo, let's go. Facciamo ovviamente auto. C'era il salvataggio, avrei potuto salvare effettivamente. Aia, Rock Golem. Bello, mancato. Oddio, sta castando. Merda. Oh, gli ho interrotto il cast. Che culo. Madonna, Yugo con il grifone sono fortissimi. Oh oh. Buttana.
Sì, mi sa che qua è meglio fare così. Vabbè, voi ancora avete un sacco di vita. Tu invece curati, perché non si sa mai. Oddio, non hanno curato pochissimo, sbaglio. Vabbè, qua non mi ha tolto assai. Allora, ma quanto cura? Ah, 190 HP. Ecco, qui facciamo così. E qui facciamo vento, Healing Wind. Effettivamente Healing Wind lo potrei fare su Yugo. Che credo comunque curi anche Fubar. Infatti. Lui invece adesso facciamo Ira, così curiamo i nostri HP e andiamo in Rage. Minchia però. Sti attacchi AOE non sono belli. Allora, noi attacchiamo. Noi attacchiamo. E tu Healing Wind qua. E anche se rischia di crepare il sergente, però lui è entrato in Berserker, sinceramente mi serve di più. Minchia, 84. Però minchia, solo attacchi a UEFA. Era bello quel 2 per danno, però qua minchia. Aia, la vedo bruttissima. Cast Flaming Bow Arrows, ma la vedo brutta, la vedo. Se non l'ammazziamo ora è finita. Aia. Sì, grande. Madonna, prenderò un botto d'exp, va benissimo. Dai, godo. Ce l'abbiamo fatta. E qui ora un bel forzieruccio con tante belle cosucce per noi. Anche soldi. Stone of Magic. Ah, pietra della magia questa sarebbe. Chissà se si può fare lo stesso trucchetto di Shuigoden 2. Medicina B, ovviamente, la scarichiamo. Ah, Forax Users. Guarda caso, noi abbiamo damage per 0,6 in tutta l'area. Loose Balance. Che palle però questo Loose Balance, mamma mia. Blessed Helm addirittura. Ma queste sono tutte cose che dobbiamo prendere. Sì, togliamo questi elmi danneggiati. Blood Armor. Ma queste. Sono costretto a scartare questi. Anche perché questo è un bellissimo forziere, pieno di roba figa. Sì, per ora togliamo questi. Questa statua me la voglio portare, perché spero che sia una statua interessante. Beautiful Kennel, ornamento, porca troia.
Allora, lascialo un attimo qua, che ora utilizziamo le medicine. Ecco, utilizziamo queste quattro, così sono sicuro di consumarle tutte. Ok. Perché per il resto non è che c'è qualcosa che mi interessa, però questi oggetti, sì, questi oggetti li devo assolutamente prendere. Devo vedere se li posso equipaggiare ora. Questi no, kite sheet e gauntlet non mi servono, però questi sì. Come la borsa è piena? Vabbè, leviamo questa che è una sola mega medicina, sti cazzi. Ok, devo vedere se adesso possiamo equipaggiare però questa roba effettivamente. Questo me lo tengo. Vedi? Lui ha... sì, difesa più 12. Aspetta, ma questo... No. Poi, Blessed Helm. Ah, io ho il Blessed Cask, quindi va bene. Ecco, te lo posso dare a te. Blood Armor sembra molto figa. Madonna mia, aumenta tutto qua. Difesa più 70, power, speed, skill e rep, cosa sarebbe? Più 20, 15%, 15% di danno per turno però. Va bene. Poi questa non va su nessuno. Poi ecco, di qualità. Ah, rep, è lì il rep, quindi difesa e rep, che cos'è? Repentance, potrebbe essere repentance. Minchia, lui va più 30 addirittura. E tu più 37, no vabbè, la do a te ovviamente. Poi Silver Robe, che... Madonna, meno 58 questo. Poi tunica nuova. Va bene, siamo a posto. Ok. Dove andiamo? Sopra o sotto? Vabbè, andiamo a vedere. Bene, sono arrivato finalmente nella città di Caleria. Ci sono diverse robe qui, quindi sono curiosissimo di fare un giro e vedere cosa si può fare. Anche perché devo vendere sicuramente un sacco d'oggetti che mi stanno ingombrando la borsa, ma al tempo stesso sarà figo vedere se posso reclutare qualcuno, perché sarà molto interessante vedere se ci sono o meno persone. Oddio, sembrano tutti monaci Shaolin. Qui sembra che ci sia qualcosa in ballo. Qui c'è la locanda e il negozio oggetti. Vediamo se posso vendere qualcosa. Comunque faccio un giro. Ho trovato un personaggio particolare qua. Nadir. Tutto il mondo è palcoscenico. Sto cercando persone che sono nate attori naturali, quindi così posso aprire un teatro. La gente che indossa le maschere e gioca delle false parti tutto il tempo, per tutto il tempo. Quindi spostarsi sullo stage del teatro è molto difficile da gestire. Sei interessato al teatro? Teatro? Il dramma è tutta la sua gloria. Hanno creato un magnifico palcoscenico. Cominciamo con uno script, cioè con una trama. Anzi, più che trama, è con una sceneggiatura sarebbe. Un paio di attori, le ossa su una storia, che sono le ossa della storia. Successivamente un evento che comunque si sviluppa e comincia il dramma. Oh, le luci, l'applauso, indimenticabile. Mi sa che questo è figo comunque come personaggio, Stai bene? Oh, questo è il mio più famoso contributo alla società. Tutto quello che mi serve come prima cosa sono tre maschi, due femmine e un bambino.
Conosci qualcuno che può aiutarmi a comporre questo stage? Questo è un peccato. I tuoi, diciamo, i tuoi attori praticamente non vengono fuori bene in questo senso, no? Dovresti seguire questa strada. Almeno aiutami a localizzare alcuni degli attori per il mio, diciamo, per il mio spettacolo. Fammi sapere se ne incontri qualcuno. Devi. Ma in realtà, che succede a te? Sei accattivato dalla magia dell'arte? Posso dirti che è nel tuo sangue. Che peccato. Do you not know of three men? Two women and one child who will take to the stage? Ah, se vogliono venire a teatro praticamente. Devo andarci con un party apposito qua. Io già ce l'ho in mente in realtà il party giusto, perché la bambina già ce l'ho. I tre uomini va bene, li posso prendere, e le due donne pure. Quindi se devo comporre un team in questa maniera, va bene, avrò modo di poterlo fare. Altro personaggio trovato. Oh, finalmente sei qui, eh? Stai cercando persone che si uniscono a te? Perfetto, mi piacerebbe unirmi a te, ma prima voglio vedere quanto tu sia fortunato. Giochiamo un gioco di carte molto facile. Se riesci a vincermi almeno 20.000 poch, mi unisco. Che ne pensi? Va bene. Ottima attitudine. Questo gioco viene chiamato Kabu. Iniziamo. Ogni volta che vinci, le tue vincite si raddoppiano. Fino alla prossima mano. E se vinci ancora, si raddoppia ancora. Se la tua vincita si incrementa oltre i 20.000 poch, hai vinto il gioco. Minchia, 20.000 poch sono tanti per... Ma come funziona sto gioco? Sì, ovviamente, spiegazione. Allora, le regole originali sono state cambiate per rendere questo gioco più facile. Ascolta attentamente. Regole base. Il giocatore le cui carte sono più vicine a un totale di 9 punti vince. Il giocatore può selezionare una o tre carte. Puoi puntare da 100 a 9.000 poch sulla carta selezionata. Un'altra carta viene presa dal deck e viene aggiunta alle carte selezionate. Puoi estrarre un massimo di una carta per aggiustare il tuo punteggio. Quando hai finito è il turno del dealer, colui che dà le carte. Quando il dealer ha finito il suo turno, la mano viene chiamata. Il giocatore con il punteggio più vicino a 9 punti vince. Se i due giocatori pareggiano, la mano si rigioca di nuovo. Se vinci, puoi decidere di prendere le vincite o portarle avanti per la prossima mano. Se perdi, non prendi niente. Ok. Molto easy. Spiego i punti. L'asso è un punto e il numero delle carte hanno la stessa valuta dei loro numeri. Se il tuo totale dei punti è eccessivo al 9, puoi tornare indietro a 0 e ricominciare da capo. Quindi se tu hai 14 punti, prendi un 4 da esso. Come 14 dovrei avere 5. Ma se hai 20 torni indietro a 0. Perché se devo avvicinarmi al 9... Ah, perché loro intendono che anche il 10 vale, quindi vale 0 il 10. Ok, perfetto. Se il tuo punteggio totale è 9, viene chiamato Kabu. Ok. I ruoli. Se il giocatore ha uno di questi ruoli speciali, vince automaticamente, anche se la somma dell'altro è più vicina al 9. Se due giocatori hanno entrambi i ruoli è un pareggio. Adesso fammi spiegare cosa sono attualmente i ruoli. Per prima cosa c'è il Kupin, che solo il dealer può avere. Kupin è fatto da un asso e un 9 e due figure, in qualsiasi ordine. Se questo ruolo appare, il dealer automaticamente vince. Successivamente abbiamo due ruoli di carte che soltanto i giocatori possono avere, lo Shipping.
Lo shipping consiste nell'avere un asso e quattro di ogni due di ogni segno in qualsiasi ordine. Se un player ottiene shipping, il suo punteggio viene, la sua vittoria è raddoppiata. Infine ci sono quelli anche da tre carte, i ruoli da tre carte, che possono avere sia il dealer che i giocatori. E c'è il primo, che è il Junshunsu. Il Junshunsu è fatto da tre carte consecutive, in ordine, che possono essere 2, 3, 4, come 2, 3, 4, ovviamente tra il 10 e l'asso, non c'è nessun ordine. Andando in reverso, invece, non è permesso. Andare in un ordine randomico anche non è concesso. Se ottieni Junshunsu, la tua vittoria viene triplicata. Se le carte sono in ordine consecutivo e hanno lo stesso colore, quindi scala reale, il ruolo viene chiamato Shunsu. Ottenere un Shunsu ti permette di ottenere 5 volte la somma totale. Il prossimo è Arashi. È quando tre carte hanno lo stesso numero. Ok, vabbè, un Tris. Il Tris triplica la tua vittoria. Se le tre carte sono un asso, 3, 5 o 10, viene chiamato Orashi e il tuo moltiplicatore va da 5. Ok, va bene. Ho capito le regole. Bene, cominciamo. Quindi asso, 2, 3, asso. Minchia. Vuoi scommettere su queste carte? Assolutamente sì. Scommetto 9.000 poch. No, aspetta. Ah, perché ho scelto la... Ah, perché mi dà tre carte, io poi ne scelgo una. Vuoi un'altra carta? Sì. Dammi un altro 2. Kabu. 9. Adesso è il mio turno. Minchia. Doppio asso. 7, 2, 9. Minchia. Maledetto. Culone. Oh, attenzione. Ecco, vedi, posso scegliere la carta. Ma se io vado a 9 faccio direttamente Kabu. Ah, no. Ah, quindi non mi conviene prendere il 9, perché ora in questo caso ho 10. Eh sì, devo prendere un'altra carta. Quindi ho fatto 2. Infatti non è necessaria. Ah, ho capito. Va bene. Dannazione. Ok, quindi mi conviene sempre prendere le carte più basse, in realtà. Minchia. Sì. Facciamo il 7. No, 100 poch. 7, 3, 10. Sì, per forza devo prendere un'altra carta. Ok, è un 7. 6 e 4, 10. Giustamente deve avere un'altra carta. 3. Ok, ho vinto. Incredibile. Ecco, le vincite vengono mantenute. Ok, sì, va bene. Ah, minchia, ma devo ripartire da 100 così? No, allora no. In questo caso potrei prendere un bel 10 per avere tutto punteggio positivo. Sì. Va bene, vado avanti. Ok, ragazzi, ho fatto praticamente due Kabu di fila con 9.000 poch e sono già 18.000. Quindi vediamo se riesco a vincere. No! No! No, ma no, non volevo prendere l'altra carta. Ma dai, una volta che dichiaro il Kabu non dovrebbe... Dai, questa però è una truffa. Ok, di nuovo ho fatto un 8. Vediamo che succede. Quindi 7 a 4, tecnicamente 6 a 1. Ok, ho vinto. Acchiappa. Boh. Ok, sono arrivato a 36.000. Impressionante. Oh. Ok, almeno ho recuperato i soldi che ho perso prima. Che ne avevo persi 2 per una cagata incredibile. Sembra che io abbia perso. Ok, sarà un mio piacere unirmi al gruppo. Dai! Bravo Mike. È stato
Cioè, diciamo, ne è valsa la pena aspettare. Ma aspettare cosa? Ok, e anche qui abbiamo fatto il nostro. Va bene, non so se effettivamente c'è qualcun altro che devo incontrare qui. Anche perché in questa zona, diciamo, per il momento è tutto... Oddio, quello è, ah, quello è il maestro di spada. Che potrebbe aumentare le mie abilità in realtà. Sì, ma non credo che c'è qualcos'altro che debba fare qui al momento. Allora, swing. Ah, questo però è bello, con attacchi continui, che non l'ho aumentato. Counter attack potrebbe essere figo pure. E dopo faccio l'ultimo. No, è in evita maggiore, non ci arrivo più. Allora andiamo su swingata. Ok. Tu. Ah. Va bene, mi potenzio un po', va. Ok ragazzi, credo che per il momento non ci sia nient'altro da fare. Ho fatto un paio di reclutamenti, ho fatto la boss fight, ho fatto un po' di trama. Quindi direi che per il momento è tutto. Io vi ringrazio al solito per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Ciao!